Si è tenuto il 20 maggio scorso alle ore 15:30 nell'auditorium di Via Fiamme Gialle l'incontro tra il giudice Carlo Alemi e gli studenti e le studentesse del liceo Gatto impegnati nel progetto Noi non c'eravamo, ma vogliamo sapere, promosso dal Ministero dell'Istruzione e finalizzato ad approfondire il tema del terrorismo e a conservare tra i giovani la memoria di tutte le vittime innocenti del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Erano presenti il dirigente scolastico, la dottoressa Anna Vassallo, i docenti Luciana Ferrari, coordinatrice del progetto, Raffaella Costa, Meola Frida, Mantione Angelo, Miracolo Marco. Il progetto ha avuto inizio lo scorso anno. Alle lezioni degli insegnanti di classe sono sempre seguiti incontri seminariali con docenti universitari, ricercatori, giornalisti e esperti che al fenomeno terroristico hanno dedicato anni di studio e di ricerca, impegnandosi a far luce su tutto quello che in quell'epoca è successo. Io penso che il nostro, quella regione, sia un diritto e un dovere, quello di sapere, perché noi abbiamo avuto nella nostra vita, nella nostra Repubblica, degli episodi di un squallore unico in cui sono prevalsi gli imbrogli, i depistaggi, gli omicidi. E voi non ne sapete quasi nulla di queste cose, se non ne sapete quasi nulla è colpa vostra, no, è colpa nostra. Quindi io ho scritto anche un libro proprio per lasciare il ricordo di questi fatti, se altrimenti nessuno avrebbe pensato di ricordarlo più. Ok, noi ringraziamo tantissimo il contributo perché siamo sempre vogliosi di sapere sempre di più. Io ti interrompo, io ne sono ancora più contento, io mi trovo bene con i ragazzi perché non è la prima occasione che ho questa. E come dicevo prima, voi lo fate parlare voi, voi mi fate le domande, ce cioè deve essere una conversazione la nostra. Sì, noi siamo pronti per questa conversazione. Il giudice Alemi, Carlo Alemi, si racconterà da solo oggi a voi attraverso le vostre domande. E speriamo che siano tante domande, domande intelligenti, domande pensate, su cui avete riflettuto tanto. E noi ci auguriamo che questo incontro possa darvi tanti pensieri nuovi su cui riflettere insieme e crescere. Quindi io vorrei dare innanzitutto il benvenuto al nostro ospite, il giudice Carlo Alemi. Facciamo un applauso. E vi chiedo la massima attenzione, la massima partecipazione. La ringraziamo di essere qui. Il presidente Alemi non ha bisogno di presentazioni, è stato l'istruttore del processo sul caso Cirillo, sulla trattativa Stato PR Camorra, è stato presidente del Tribunale di Napoli, ma quello è marginale. E poi alla fine del processo, quando già era ormai in pensione, ha deciso di scrivere questo libro,